Buongiorno, buonasera. Qualche tempo fa abbiamo parlato di investigatori dell'occulto. C'è un video, magari poi metteremo sotto il link, se volete magari andate a dargli un'occhiata o a ascoltarlo. E avevamo detto che erano figure che erano un po' scomparse dalla narrativa e che erano legate essenzialmente a storiche riviste, su tutte Wire Tales, uscite soprattutto nella prima metà del secolo scorso. Ebbene, recentemente un altro scrittore ha ripreso in mano questa tradizione insieme con la figlia, e questo scrittore altri non è che, come vedete, Joe R. Lansdale, che penso tutti conosciate, insieme alla figlia Casey. E i racconti coprono un arco di tempo che va in questa edizione dal 2011 al 2018, e la storia del 2018 è una storia scritta apposta per questo volume. Comunque, possiamo dirle tranquillamente storie contemporanee, anche se quando registro questo video siamo, benché ancora per poco, nel 2022. Ho parlato di racconti, quindi, ahimè, cari lettori italiani, vi trovate davanti una raccolta di racconti, perché gli scrittori di matrice anglosassone non hanno, nei confronti delle storie brevi, perché loro le chiamano così, quell'antipatia che è un po' un ghiribizzo così di noi italiani, forse più degli editori che dei lettori, ma non saprei. Come dicevo, sono racconti scritti, i primi tre dal solo Lansdale, i successivi tre dalla figlia Casey insieme a Lansdale. Lansdale insiste particolarmente su un fatto, che la protagonista di questi racconti è non un investigatore dell'occulto, dove insiste nella prefazione ovviamente, ma un'investigatrice. E dice, vabbè, insomma, tutto sommato, cosa vi posso dire a questo proposito? Siamo nel XXI secolo, insomma, non è neanche tanto straordinario. Soprattutto con riferimento a una professione che è straordinaria. La protagonista, infatti, si chiama Dana Roberts, ed è lei il personaggio principale, in senso assoluto, dei primi tre di questi racconti. Il fatto che sia un'investigatrice e non un investigatore è in sé per sé qualificante, ma mettiamo un attimo da parte la cosa. Ne parliamo dopo. Il secondo elemento su cui Lansdale ci invita a porre attenzione è che programmaticamente lui dice che nello scrivere questi racconti si è ispirato più a Lovecraft che a, per esempio, Montague Roth James, che con L'antiquario, che però non è propriamente un personaggio seriale, ha forse dato inizio a questa particolare tipologia di personaggi. A mio parere, si sente molto ancora proprio l'influenza, non soltanto di James, ma per esempio di Blackwood, oppure di Hodgson. Oppure di altri scrittori come Quinn, Seabury Quinn, e lo si vede soprattutto dai titoli, per esempio. A proposito, il titolo non è che è in stile Lansdale, però non è il titolo, non so se lo vedete bene, non è il titolo di nessuno dei racconti, anche se devo dire è un titolo molto accattivante. Ma stavo dicendo che l'impronta tradizionale è, a mio parere, più
legata, più presente che neanche l'impronta lovecraftiana. Per esempio, il caso dell'ombra in agguato, il caso dei quattro acri infestati, il caso del viaggiatore furioso. Amore cieco è un po' diverso, poi il caso del muro sanguinante, il caso del tormento dell'uomo di stracci, il caso del... sono titoli che vengono dritti dritti dalla nomenclatura di Sir Arthur Conan Doyle a proposito di Sherlock Holmes e dei suoi racconti, più che dai racconti lovecraftiani. Quindi a cosa attribuisce l'autore l'impronta lovecraftiana? Ma a un approccio che lui definisce fantascientifico più che fantastico in senso o fantastico in senso lato, per quanto possano valere queste distinzioni, che così si fanno quasi come pour parler. In che cosa consiste questo approccio fantascientifico? Nel fatto che la protagonista, Dana Roberts, ha un approccio abbastanza razionalistico, cioè dice: ma io personalmente sono atea, e credo che le manifestazioni soprannaturali in cui mi batto in realtà non siano affatto soprannaturali, ma siano, lei usa questo termine e ci tiene molto, soprannormali. Soprannormali, cioè manifestazioni di realtà e di dimensioni diverse dalla nostra, con le quali al momento non siamo in contatto, che non comprendiamo, ma che magari in un futuro comprenderemo meglio. Capite bene che questo è un approccio quasi positivista, cioè adesso non lo sappiamo, ma lo sapremo. Basta soltanto trovare il metodo d'indagine giusto. È un approccio da libro giallo classico, quasi tradizionale. Ecco perché dico che secondo me l'impronta è più alla Montague James, all'investigatore dell'occulto classico, piuttosto che alla Randolph Carter barra Lovecraft. E forse non è neanche tanto diffusa oggi. Lovecraft, a cominciare da Lovecraft, siamo sempre più convinti come lettori, o incontriamo molto più spesso, l'affermazione secondo la quale il reale è incomprensibile. Terzo elemento su cui Lansdale, e per l'effetto noi, siamo invitati a porre attenzione è lo stile. Allora, chi conosce Lansdale sa perfettamente che magari le sue storie come trama e alle volte pure come intreccio sono originalissime. Quello che però le rende irresistibili, comunque molto apprezzate, specie in Italia, Lansdale è più apprezzato in Italia quasi che negli Stati Uniti. Quello che le rende irresistibili, dicevo, è lo stile assolutamente pirotecnico. Ebbene, in questo, soprattutto nei primi tre racconti, quelli scritti solo da lui, Lansdale dice: no, ma qui ho voluto adottare uno stile più sobrio. E in effetti lo stile è molto più sobrio, addirittura molto più, diciamo così, normale, addirittura per certi versi fa un passo indietro di cui secondo me, ma alle volte lui non è neanche convintissimo, ex post. Cioè fa sì che Dana Roberts, la protagonista, venga presentata dalla voce narrante, la quale è un membro di un club che fino a poco fa consentiva l'accesso soltanto agli uomini, ma recentemente si è aperto anche alle donne, e Dana Roberts è, come dire, una di queste ospiti che ha, si è posta all'attenzione dell'uditorio grazie anche e soprattutto alle storie che riferisce e che costituiscono il racconto stesso. Infatti, che cosa considera fra sé e sé, e poi ci propone Lansdale, dice: ma tutto sommato questo presentatore forse è anche persino superfluo, ma ormai c'era, ce l'ho lasciato. E in effetti nelle tre storie scritte da lui,
la figura del presentatore perde sempre più importanza. E in quelle scritte dalla figlia, invece, il presentatore, per così dire, scompare del tutto. Ma appunto, passiamo alle storie scritte da Casey Lansdale e Joe R. Lansdale insieme, e ricordiamoci di quella domanda che abbiamo lasciato indietro, cioè il fatto che la protagonista sia una donna, in che misura influisce sul racconto ed è qualificante? Bene, per rispondere, diciamo che nelle tre storie scritte insieme da padre e figlia entra in scena un altro personaggio che si chiama Jana, la quale non è propriamente detta non è propriamente un'investigatrice dell'occulto e è la protagonista assoluta del quarto racconto, quello scritto insieme da Casey e Lansdale, il primo dei tre scritti dai due, che si intitola Amore cieco e che però questa è soltanto una affermazione molto soggettiva di preferenza, secondo me è uno, forse il migliore di quelli scritti. Contenuti in questa raccolta, senz'altro il più divertente, il più bizzarro. Ecco, qui, come dicevo, cambia il soggetto narrante, cioè non è più Dana Roberts, l'investigatrice, ma Jana, la sua assistente, a narrare. E da un lato, e questo mi pare già evidente, si ripropongono come dire, le dinamiche tipiche del duo di investigatori alla Sherlock Holmes e Watson, è una cosa voluta, non è casuale, ma quello che è più particolare è che si sente di più, molto di più paradossalmente, anche se a scrivere che la figlia insieme a lui, molto di più, dicevo, il tipico periodare lansdaliano, diciamo così. Che a mio parere, sembra quasi un paradosso, rende i secondi tre racconti più gradevoli da leggere per chi ami l'autore, come se Joe si fosse imposto di parlare, di scrivere in un altro modo nelle prime tre opere, ma poi quando si è messo a collaborare con la figlia abbia lasciato andare un po' il freno a mano, diciamo così, e sia tornato a scrivere in un modo a noi più familiare. Quindi molto immaginifico, con metafore molto colorite, e che rendono peculiare, simpatica, paradossale, arguta e divertente la lettura di questi racconti. Il primo, come vi dice, cioè Amore cieco, vede per protagonista solo Jana, si può dire, quindi l'assistente. Gli altri due vedono incontrare Jana ed Anna, e qui succede qualcosa nel momento di dare risposta a quella domanda. Dana è un personaggio e quindi anche un modo di esporre, e l'abbiamo visto nei primi tre racconti, più freddo vorrei dire, più impersonale, più razionale. Nel momento in cui a raccontare è Jana e racconta le storie alla maniera di Lansdale, e qui metto dentro l'intera famiglia, non sto a distinguere chi abbia scritto cosa, è impossibile dirlo, l'hanno scritto assieme, punto e basta. Il duetto fra i due personaggi diventa molto più interessante. Diciamocelo ai miei occhi, Jana è molto più simpatica di Dana, ma del resto vorrei ricordare che a cominciare da Dupin,
passando per Sherlock Holmes, spesso l'investigatore, è un personaggio molto più antipatico della sua spalla. Oltretutto, quindi torniamo, rivediamo dinamiche che abbiamo già visto. Oltretutto, se non ci fosse la spalla, non ci sarebbe la storia, ed è la spalla in realtà che dà come voce narrante voce al racconto. Iana quindi è molto più simpatica di Dana. Racconti in maniera molto più accattivante e questo rende le storie più gradevoli. E quindi, per tornare alla domanda che avevamo lasciato in sospeso, il fatto che l'investigatore sia l'investigatrice e la coppia di investigatori sia una coppia di investigatrici, in realtà, almeno a mio parere, è meno importante, per fortuna che è meno importante, del modo in cui queste persone, a prescindere dal loro sesso, si rapportano tra di loro con il pubblico, dei lettori, e naturalmente col caso che stanno affrontando. È questo che le rende peculiari, non il fatto che siano donne, il quale fatto è, a mio parere, più un punto di partenza che un punto di arrivo. Limitarsi al sesso del protagonista come elemento distintivo e qualificante è, come dire, se mi passate il paragone, ma forse Einstein lo apprezzerebbe anche, come dire che un piatto ci piace perché ce l'ha consigliato il dietologo. No, cioè, altre caratteristiche, va bene, buono, eccetera, eccetera, ma il fatto che ce l'abbia consigliato il dietologo non è decisivo per farcelo piacere. Entrano in gioco altri fattori. Qui i fattori che entrano in gioco, appunto, è il modo in cui le storie sono scritte, il modo in cui i personaggi, come dicevo, si rapportano fra di loro con la storia che stanno vivendo e con il lettore. E c'è quel pizzico di follia, tipicamente lesdeliana, abbiamo ormai coniato questo termine, che ce le rende accattivanti. Oltretutto, aggiungo anche un'altra cosa, ci sono anche altri due elementi che ci piace o almeno mi piace ritrovare. Il primo elemento è che la seconda storia, il caso del muro sanguinante, è ambientata in Italia. Lansdale, come dicevo, vicino a Roma. Lansdale, come dicevo, è amato quasi più in Italia che negli Stati Uniti e ricambia questo affetto. Quindi, una storia di Lansdale ambientata in Italia, chissà, magari il preludio di qualcosa di più lungo. Invece, l'ultima, il caso del tormento dell'uomo di Stracci, è ambientata nel ben noto Texas orientale, che è lo scenario nel quale abbiamo visto svolgersi, molta parte dei romanzi scritti dall'autore. Detto questo, ecco, mettiamo anche un altro elemento. Torniamo un attimo al discorso del soprannaturale, soprannormale, eccetera, eccetera. Allora, ho detto all'inizio che noi italiani non abbiamo particolarmente racconti. Qua abbiamo dei racconti con dei personaggi seriali. In quasi tutti questi racconti, Dana si preoccupa di dire che per lei, diciamo così, queste manifestazioni a cui assiste, il più lovecraftiano è l'ultimo dei racconti a proposito, quello che si svolge in Texas. Queste manifestazioni a cui assiste non hanno una connotazione religiosa, lei è atea, ma altro non sono che manifestazioni di altri livelli dell'esistenza nei quali ci imbattiamo e con i quali magari un domani e potremo imparare a rapportarci in maniera più efficace. Il fatto che lo ripeta, magari brevemente, venga riportato da Iani in quasi ogni racconto, ecco, diciamo così, è necessario perché si tratta di
racconti, quindi pensati magari per essere letti separatamente. Se li leggete l'uno dietro l'altro, potreste trovare questa precisazione, quasi non dico uno spiegone, ma un mini spiegone, se mi perdonate l'ossimoro, e quindi che rallenta la lettura. Pertanto il mio consiglio è di intervallare la lettura di questi racconti con altre cose, tanto appunto essendo racconti, e questo è un vantaggio invece delle raccolte di racconti, possono essere interrotte senza che si perda completamente il filo della storia. Detto questo, spero di avervi incuriosito. Fa sicuramente piacere ritrovare la figura dell'investigatore dell'occulto anche nel XXI secolo, e naturalmente arrivederci.